Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo una novità nel campo enduro, enduro race. La novità da parte di Santa Cruz e della nuova Mega Tower. Come vedete la linea riprende in tutto e per tutto la Nomad, però in questo caso abbiamo ruote da 29, ce l'aspettavamo un po' e infatti è uscita questo nuovo telaio che ospita appunto ruote da 29. Ovviamente hanno dato un'impronta molto race a questa bicicletta e infatti ci sono alcuni, diciamo, dettagli molto particolari come la possibilità di regolare la lunghezza del carro da 435 mm o 445 e ce l'hanno, diciamo, è un'opzione in più che è stata data per avere una bicicletta ancora più stabile o soprattutto per chi utilizza taglie, diciamo, grandi come una XL o una XXL, perché viene fatta in dalle taglie dalla S alla XL ed è una possibilità in più. Abbiamo sempre anche la possibilità di regolare come sul Nomad la geometria e attraverso questo flip chip. In questo caso rispetto al Nomad che è posizionato in questa direzione più orizzontale, qui è un po' più verticale, diciamo influisce anche leggermente, dice proprio poco, però anche sulla progressività, rendendo appunto il leveraggio leggermente più corto. Quindi la posizione low, oltre ad avere, insomma, la bicicletta più aperta, è anche leggermente più progressiva sul fondo corsa. E l'angolo di sterzo e anche l'angolo sella ovviamente si aprono un po' e abbiamo da 65 gradi, che è nella posizione chiusa, di sterzo abbiamo 64,7, quindi molto molto aperta, con escursione da 160 mm. Il tubo sella invece, diciamo tubo piantone, l'angolo sella è veramente verticale, perché abbiamo 76 gradi, che nella posizione, diciamo, low invece diventano 75,7. Come vedete c'è spazio per adottare gomme di sezione molto generosa, passaggio di cavi più curato, quindi abbiamo passaggio interno dentro al carro e l'unica parte, diciamo, che è visibile esternamente è questa qui, vicino all'ammortizzatore. Noi adesso siamo già, diciamo, alla terza giornata di prove e non ho fatto il video prima perché, diciamo, ci mancavano un po' di specifiche, però, diciamo, abbiamo anche possibilità di montare l'ammortizzatore a molla e domani lo proveremo. Intanto vi lascio a qualche clip di azione e vi racconto un po' come va in discesa. Ciao ragazzi, è il momento di darvi delle conclusioni riguardo la Mega Tower di Santa Cruz. È una bici veramente incredibile, nata per le gare. Sicuramente questo era l'obiettivo di Santa Cruz e, diciamo, ci è riuscito perché l'abbiamo provata, diciamo, in diverse situazioni, quindi anche per un utilizzo classico di chi non è agonista. Abbiamo fatto anche il giro, diciamo, nel parco cittadino di Madrid e alla fine tutto sommato non si comporta male. Certo non è il suo campo di utilizzo perché vuole tanta velocità, vuole ripido e vuole scassato. Non a caso il giorno seguente abbiamo fatto, diciamo, una giornata di shuttling sui percorsi di downhill dove Iago è cresciuto. Iago Garay, che è il pro di Santa Cruz, che ci ha fatto da guida durante tutti questi giorni. E, diciamo, quello è il suo pane. Vuole velocità, vuole scassato, vuole ripido. Lì eccelle completamente. Mi viene da dire che è una bicicletta da downhill più agile. Si può saltare ovunque, si può atterrare su qualsiasi cosa, radici, pietre, scassato, bucato, ripido. La bicicletta è sempre super stabile e veramente incredibile in discesa. Bisogna prendere un po' di conferenza all'inizio con l'anteriore perché comunque la bicicletta è molto aperta, 65 gradi nella posizione chiusa, 64,7 nella posizione aperta.
sono tanti, quindi diciamo bisogna prendere un po' di confidenza e bisogna avere fiducia nell'anteriore, quindi stare ben centrali sulla bicicletta, e allora la Mega Tower va veramente benissimo. L'abbiamo provata anche in una situazione diciamo più classica, più enduro vero, quindi anche pedalando parecchio, e diciamo è una bicicletta che alla fine, per avere 160.000 escursioni, essere con ruote da 29 e avere questi in discesa, si pedala bene, soprattutto diciamo quando è ripido e molto tecnico. Il fatto di avere ben 76 gradi di angolo piantone aiuta tantissimo in quelle situazioni che appunto non serve troppo spostarsi avanti, perché comunque abbiamo un piantone che ci aiuta a mantenere una certa centralità. Quindi bisogna pensare diciamo soltanto a pedalare e a guidare un po' in salita, e allora in quelle situazioni non è affatto male. Diciamo sullo scorrevole, quindi quando c'è da fare una salita magari asfaltata così, è meglio chiudere l'ammortizzatore, però se andiamo di passo e non cerchiamo diciamo di forzare troppo il ritmo, tutto sommato la posizione è comoda e si riesce a pedalare anche per parecchie ore. Noi abbiamo fatto un giro di più di 6 ore in sella con più di 1500 metri e diciamo alla fine non siamo arrivati neanche troppo stanchi, ecco. Quello diciamo in cui pecca un po' è sicuramente diciamo i rilanci, perché quando diciamo abbiamo sospensione aperta e cerchiamo subito velocità sui pedali, insomma la bicicletta un po' affonda, quindi lì diciamo è il momento che non eccelle. Però a differenza di quello che si possa pensare, sul pedalato sì, è un po' faticosa da rilanciare, però uscendo dalle curve, il fatto che comunque ha tanta escursione, tanto grip e dà tanta confidenza, si riesce veramente a uscire dalle curve molto molto forte. L'abbiamo provata in diverse situazioni e con due ammortizzatori diversi, sia a molla che ad aria. Diciamo quella a molla l'ho preferito, anche se nonostante tutto abbiamo utilizzato una molla diciamo da 4,50, che per me, che pesa 68 kg, è un po' durina. Avrei preferito una molla un po' più morbida, anche perché a me piace molto un po' più soffice. Mentre con l'ammortizzatore d'aria ci siamo trovati benissimo, giusto un po' più progressiva, abbiamo chiesto di mettere qualche token e poi la bicicletta si è comportata veramente alla grande. I cerchi, ragazzi, sono incredibili, abbiamo avuto qualche foratura perché comunque qua, come vedete, le pietre non mancano, hanno resistito, quindi lode anche ai cerchi. E posizione alta e posizione bassa, diciamo non si avverte tantissimo la differenza quando si è in sella, perché comunque alla fine è poco, però si sente che il movimento centrale è più basso, quindi è anche diciamo la bicicletta più stabile, e soprattutto diciamo si sente anche un po' più di progressività dell'ammortizzatore, perché cambiando diciamo il flip chip, mettendo la posizione più bassa, ha un po' più di progressività data dal leveraggio. Per altre sfumature vi invito a leggere l'articolo, perché magari mi sono perso qualcosa durante il video, e vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!